Bene ragazzi, buonasera, bentornati qua sul mio canale. Bene, si è svolta la partita Parma-Pisa ieri al Tardini di Parma, dove io ero presente. Poi sono rientrato, era tardi, sono fermato con gli amici un attimo, eccetera eccetera, quindi ho ritardato l'uscita del video. Vabbè, fa niente. Allora, andiamo a vedere la partita. La partita, il mister è sceso in campo con una formazione un po' rivista, perché Liozzi influenzato e poi Hermansson e Marin squalificati. Quindi, però, i ragazzi comunque in definitiva sono scesi con le idee giuste e la mentalità giusta. Tant'è vero che, vabbè, o meglio, nella prima frazione si sono entrambe le squadre studiate. Abbiamo visto qualche puntata del Parma, ma anche il Pisa ha detto la sua. Un primo tempo in definitiva, insomma, dove le squadre, ripeto, si sono entrambe studiate e il Parma ha fatto vedere qualcosa, ma anche il Pisa ha fatto vedere qualcosa. Alla fine c'è stato un capovolgimento di fronte, sia da una parte che dall'altra. E, un Parma forte, ragazzi, Parma forte, giocatori veramente importanti per questa categoria. Ma il Pisa ha tenuto bene le redini della partita in mano. Secondo me una difesa rocciosa ieri, dato anche dal nostro ritrovato Caracciolo, che ieri ha veramente detto lassù. Bene, andiamo nella ripresa. La ripresa si vede un Parma ancora aggressivo, un Pisa che non ci sta, e sulle ripartenze noi siamo stati in certe occasioni pungenti, anche velenosi. Purtroppo la palla non è entrata in varie occasioni. È stato un paio di occasioni veramente dove noi potevamo andare in vantaggio tranquillamente. Va bene, il mister inizia a alzare le sostituzioni al 65esimo circa, ma la sostituzione più importante secondo me avviene al 78esimo, dove entra Ernesto, nostro Torre Grossa. E il nostro Torre Grossa, dopo due mesi di assenza, si è visto subito che ha fatto la differenza. La differenza è stata veramente un... preso la palla, ha servito in area di rigore un piatto goloso, goloso, e il nostro Touré non se l'è fatto scappare, ha tirato una bordata che era praticamente imprendibile. Ecco che noi a questo punto andiamo a un vantaggio di una rete a zero. Il Pisa a questo punto, mister, ha messo dentro De Vitis, fatto bene, poi insomma alla fine ha blindato il risultato. Bravo il mister, così si fa quando si arriva agli ultimi minuti. Si deve blindare il risultato. Una squadra, mister compreso, che hanno fatto veramente veramente bene, come il Perugia. Alla fine noi, quando siamo in vantaggio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare altro che mantenere il risultato. E quindi è entrato poi, ripeto, Ras e De Vitis, e abbiamo blindato il risultato. Poi c'è stata l'espulsione anche di Lautaro, perché poi insomma si sono un po', diciamo così, il Parma si è acceso a livello forse un po' di cattiveria, ma secondo me non ce n'è nemmeno bisogno. Alla fine entra a piedi uniti e quindi l'espulsione secondo me era tutto. Bene, andiamo a vedere le statistiche dicono questo: i tiri totali sono stati 7 per il Parma e 11 per il Pisa, i tiri in porta 1 per il Parma, 5 per il Pisa. Il tabellino la dice tutta. Calci d'angolo sono stati 5 per il Parma e 1 per noi. Ma alla fine, se andiamo a vedere, chi ha tirato di più è sicuramente il Pisa. È vero, come è vero, che Parma si avvicinava a tre quarti, d'accordo, però poi la difesa è stata rocciosa e ha fermato e ha stroncato qualsiasi azione che poteva. Noi abbiamo corso il rischio su un batti e ribatti in aria. Ecco lì, io, mamma mia, sono veramente, ho detto,
Speriamo che, perché su queste situazioni, cioè su questi episodi, non dobbiamo stare attenti. C'è l'episodio, no? Che condiziona la partita. È quello. Dobbiamo stare attenti alle mischinare, dobbiamo stare attenti a quelle cose lì. Ma poi in definitiva, come tiri il Parma? Non è che ha fatto, cosa ha fatto? Sì, tutto gioco, ripeto, tre quarti, perché ha dei giocatori veramente importanti, ma poi alla fine, quando è andato a concludere, non ha concluso praticamente niente. Questo è il discorso. Noi invece abbiamo più volte tirato, ma non è entrata. Poi alla fine Touré ha trovato la via della vittoria. Quindi bene, una squadra, io ho visto una squadra in crescita, una squadra intelligente, ragazzi che veramente hanno capito come dobbiamo giocare. Sicuramente sì, testa giusta e mentalità giusta. Questo è la fine. Poi ripeto, il mister ha fatto istituzioni, ha blindato il risultato, quindi meglio di così non poteva andare. Io vedo una squadra in crescita, come sempre fanno le squadre di D'Angelo, no? Alla fine noi ormai conosciamo bene il mister, l'inizio parte un po' fiacco, diciamo così, ma poi si va in crescendo e abbiamo ancora tutto il tempo per ci sono ancora tante partite, poi avremo il Bari in casa, il Cagliari in casa, insomma quelle più, diciamo, avversari, insomma, diretti, li avremo in casa per i playoff, insomma, o chi lo sa, magari una salita diretta, ma staremo a vedere, anche perché nulla è ancora detto, nulla è ancora fatto, almeno per un secondo posto, poi il primo lasciamo stare, ma secondo posto secondo me ancora ce la possiamo giocare. Niente, che dire più, io vi rimando a sabato, quando farò il video sulla partita che giocheremo qua all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, contro il Palermo. Ho visto un Palermo un po', diciamo così, sottotono. Speriamo che vada bene per noi. Va bene, ragazzi, io per questo video la chiudo qua. Io vi ricordo una cosa: iscrivetevi al canale e pollice su se vi è piaciuto questo video. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!